Maxi operazione internazionale contro la pirateria informatica, a cui ha partecipato anche la Polizia Postale di Milano, oscurato una VPN, cioè una rete privata virtuale usata da gruppi criminali per nascondere la loro identità e attività. Elisabetta Santon. C'è un avvisore in rete dove i criminali informatici avrebbero cercato il loro mantello invisibile. Il 29 giugno scorso le forze dell'ordine hanno eliminato Double VPN. Hanno ottenuto l'accesso ai server e sequestrato informazioni personali, registri e statistiche di tutti i suoi clienti. È così che la polizia postale dà notizia del sequestro dell'infrastruttura di rete che serviva da rifugio sicuro agli hacker per non essere intercettati, ad esempio per entrare nei sistemi, limitarne l'accesso, chiedere un riscatto. Qualunque gruppo criminale poteva fare attacchi hacker utilizzando questa infrastruttura che garantiva a noleggio un anonimato. E abbiamo riscontrato già dei tentativi di attacco a università sul territorio lombardo, a anche uffici pubblici. La copertura poteva costare anche poche decine di euro. Questi sono i fenomeni che accadono nella rete internet, i numeri sono elevatissimi, quindi anche un profitto basso, ma moltiplicato per potenziali clienti che sappiamo sono sempre in crescita. Quindi sui grandi numeri evidentemente facevano dei grossi guadagni. L'operazione travalica i nostri confini. Gli omologhi di Europa, Canada e Stati Uniti hanno lavorato insieme. Perché è un'operazione che dà un messaggio chiaro ai criminali che quando ci sono attività di cooperazione internazionale di polizia non è così semplice agire in anonimato.